Sono andata un po' veloce perché vedevo che finivano i 15 minuti. Comunque, riprendendo, insomma, lui sente che siamo ai inizi del 36. Vi ricordo che la guerra civile scoppia luglio del 36, 18 luglio. Quindi, ovviamente, tutti sentivano questa guerra che incombeva, e quindi lui rappresenta questo senso di angoscia, di autodistruzione attraverso queste immagini. Come vi dicevo prima, vedete come i disegni sono assolutamente accademici, questa tecnica accademica. La differenza, grande differenza, è proprio i soggetti che diventano veramente soggetti onirici, surreali. Qua comunque vediamo dei riferimenti alla storia dell'arte, come l'Angelus di Millet, adesso ve lo faccio vedere. Eccolo qua, questo è il personaggio che vediamo nello sfondo. E pensate che lui diceva, c'è cioè questa immagine dove richiamare il momento della preghiera, invece lui vedeva un'immagine di sessualità repressa. Comunque il sesso sarà uno dei suoi soggetti preferiti, lo troveremo molte volte, questo riferimento alla sessualità. E questo è l'altro dipinto, come dicevo, di Goya, dove Saturno sta mangiando i propri figli, quindi come la Spagna sta autodistruggendosi, mangiando i propri figli. Insomma, come vedete, la guerra civile spagnola è un argomento veramente vitale nel popolo spagnolo, che ancora adesso produce film, racconti, libri, scenografie teatrali, eccetera. Ok, adesso andiamo a vedere una delle sue opere più famose. Andiamo a vedere quest'opera che si chiama La persistenza della memoria, o meglio conosciuta come Orologi molli. È del 1931 e ha una piccola tavola di 24 cm per 33 e si trova al Museum of Modern Art of New York. Ok, allora, questo dipinto ha una genesi abbastanza curiosa. Lui racconta che era una sera d'estate, che faceva molto caldo, si trovava nel piccolo paese di Portlligat, dove aveva una casa, è un piccolo paese in Costa Brava, nella zona della Catalogna settentrionale. Faceva talmente caldo che avevano sul tavolo il formaggio Camembert, che è quel formaggio francese che ha una pasta bianca, diciamo esterna, e che ha una forma tondeggiante. Con il caldo questo formaggio si scioglie, ovviamente si scioglie creando questa massa un po' informe, e vedendo questa immagine lui si ispira per realizzare quest'opera dei orologi molli. Ovviamente il tema è soprattutto riferito scegliendo gli orologi, riferito al tempo. Allora, due sono i concetti in quest'opera sul tempo. Il primo è riferito al filosofo Bergson, quindi sulla soggettività della percezione del tempo. Bergson dice che il tempo è elastico e quindi anche la memoria lo è. E per questo, cioè, da lì riprende questo concetto. E inoltre, ovviamente, oltre a questa percezione di Verson, vuole in qualche modo trasmettere l'idea della ineluttabilità del tempo, insomma, che siamo tutti schiavi, soggetti al trascorrere del tempo. Allora, innanzitutto partiamo dal paesaggio. Il paesaggio è proprio Portlligat, che è una zona della Costa Brava, anche se lui l'ha dipinto in un modo abbastanza desolato, insomma, non vediamo nulla, solo rocce e questa strana piattaforma che ovviamente è un elemento surrealista.
cioè l'altro sta galleggiando. Poi troviamo questo albero morto, che cioè l'albero in genere è simbolo di rinnovamento, di crescita. Qua è un albero morto, quindi lavora proprio, va a indicare questa idea paradossale, no? di morte. Poi abbiamo questo orologio appeso al ramo di un albero che ci ricorda un po' la lingua anche che abbiamo visto prima nella costruzione molle. Poi vediamo questo orologio a cipolla e queste formiche. Le formiche le vedrete molto spesso nelle opere di Dalì. Non so se vi siete accorti anche, se avete visto Destino, dalla mano della scultura sbucano queste formichine. Le formiche che mangiano tutto, che divorano tutto, come il tempo divora tutto, divora anche noi. Ma ovviamente la parte più interessante di questo dipinto è questo soggetto, che in realtà è un suo autoritratto. È una strana forma morfa, però vedete qua c'è l'occhio con le ciglia, le sopracciglia, il naso. Ok, è un autoritratto. Poi troveremo spesso questi autoritratti di Dalì. Già vi ho raccontato un po' della sua ossessione per il sesso. In realtà molto spesso, cioè non molto spesso, in alcune sue opere vedrete come Dalì si dipinge come questo essere amorfo, senza ossa, flaccido. E quindi alcuni critici, o lui l'ha fatto intendere, in qualche modo si riferiscono a un problema di Dalì, un problema di impotenza sessuale. Comunque non sappiamo di preciso esatto il significato questo, anche perché Dalì, come vi dicevo, era un artista che amava parlare di sé, quindi magari in realtà non era così, ma pur che si parlasse di se stesso funzionava. Quindi questa rappresentazione di orologi molli soprattutto ci dice che il tempo è una cosa soggettiva, flessibile, ma che è ineluttabile, nel senso che il tempo passa per tutti e ci divora, che noi siamo destinati a terminare, diciamo così, che abbiamo il nostro tempo, abbiamo un inizio, una nascita, un inizio e una fine nella nostra morte. Quindi sulla il potere ineluttabile del tempo. Come vedete, di nuovo la tecnica super accademica. Pensate che dicono, per esempio, per fare i paesaggi, che proiettava le diapositive su un schermo, poi le dipingeva lì. Poi non so se sia vero. Comunque vediamo tutti i particolari, era veramente minuziosissimo, cioè nelle sue rappresentazioni, in un modo veramente maniacale quasi. Ok, questo dipinto è diventato un po' un emblema, insomma l'abbiamo visto tantissime volte rappresentato e a volte anche ridicolizzato da tanti artisti. Qua vedete c'è la firma 1931, qua c'è una piccola ape su questo orologio molle. Ok, qua per esempio vedete la interpretazione della persa senza la memoria dei Simpson. Qua vediamo la versione Lego. Quindi vedete che qua dove c'è l'autoritratto di Dalì, troviamo questo autoritratto di Dalì, ma a forma di Lego, con un personaggio della Lego. Lui portava sempre questo bastone, i suoi baffi, le farfalle, sempre super ben vestito. Qua dietro vediamo quest'ombra che proietta un rinoceronte. Vi ricordate il film "Oh sì, un rinoceronte? Ecco. Lui spesso dipingeva i rinoceronti, ma anche gli elefanti, però sempre con zampe di insetto, e dava questa leggerezza agli animali con queste zampe di insetto.
qua un'altra versione con i gattini. Vedete che hanno fatto tantissime versioni, cioè potremmo stare a vederne per tantissimo tempo. Vedete, insomma, che è un personaggio veramente, diciamo, fa parte della fantasia della massa, no? Cioè, il personaggio è diventato popolarissimo da lì e anche le sue opere. E ovviamente concludo con la famosa maschera della Casa de Papel, la Casa di Carta. Vedete com'è realmente da lì un personaggio iperpopolare, a parte di essere un artista. Vi faccio vedere anche magari un'opera che a me piace molto e che si trova a Glasgow, che non la realizziamo, ma ve la faccio solo vedere. E questo è il Cristo di San Juan de la Cruz, che vedete è un Cristo che non è preso come normalmente da una prospettiva parallela, ma dall'alto verso il basso, no? Quindi come se dal cielo stesse guardando verso la terra, e la terra vediamo sempre questo paesaggio di Porghigato, un pescatore, sempre il suo paesaggio familiare, e questo dipinto si trova a Glasgow, a me piace molto, comunque non c'è nel nostro libro, quindi niente, non lo facciamo. E questo è tutto per il surrealismo, perché ci sono tanti altri artisti, però direi che Mirai da lì vanno bene. Da lì anche l'ho visto una volta che camminava per la Rambla su un elefante con un foulard, invece di avere il foulard nella giacca, aveva una frittata, era un personaggio, parlava sempre così, faceva veramente, era un personaggio, io me lo ricordo. Da piccola me lo ricordo perfettamente come parlava e tutti lo imitavamo perché faceva ridere. Va bene, ok, finiamo qua Salvador Dalì e il surrealismo. Alla prossima.